Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Ta-dan! Grossa novità! Mi è arrivato l'Echo Spot. Ordinato ieri, naturalmente, sulle consegne di Amazon, ma neanche a dirlo. Andiamo a vedere insieme questo bel prodottino che è stato ripescato da un passato glorioso di Amazon, anche se aveva un prezzo abbastanza altino, però era la grossa novità del tempo. E quindi lo hanno riproposto con un'estetica migliorata e sorprendentemente anche una parte audio veramente eccezionale. Ma non perdiamo tempo, andiamo a vederlo nel dettaglio. L'unboxing molto veloce. Togliamo la solita parte alta, lo apriamo ed eccolo qui. Pesantino, eh? Adesso lo accendiamo e andiamo a vedere insieme tutte le caratteristiche del prodotto. All'interno della confezione, naturalmente, non è che ci vuole molto, c'è il prodotto stesso e l'alimentatore. Cosa che ho scoperto, siccome è disponibile in bianco, nero e blu, anche l'alimentatore viene dato con la medesima colorazione. Allora, andiamo a vedere insieme. Nella parte posteriore, semplicemente troviamo la fessura per poter inserire l'alimentazione. Allora, io questo, quando l'ho acquistato, come tutti i prodotti Amazon, gli ho detto di legarlo già al mio account. Questo fa sì che nel momento in cui voi lo accendete, lui va a caricare tutte le impostazioni che avete già su tutti gli altri dispositivi. Questo avvantaggia e velocizza la configurazione del dispositivo perché va già a prendere tutte le informazioni. Mentre si sta accendendo, diamo e snoccioliamo qualche informazione tecnica. Stiamo parlando di uno schermo da 2,83 pollici, naturalmente touch e a colori. Uno speaker da 44,5 pollici, poi andremo a vedere nel dettaglio questa informazione perché ho sentito e letto parecchie informazioni dove dicevano che ha un audio veramente eccezionale per essere uno speaker così piccolo. Le dimensioni sono davvero ridotte, si parla di 113x103x111 mm. Il peso siamo sui 405 grammi. A breve effettuerò alcuni aggiornamenti al dispositivo. Intanto continuo la configurazione nella Alexa. Nel frattempo, come potete vedere, si sta anche aggiornando, cosa molto importante quando acquistate un prodotto di questo tipo. Mentre il dispositivo si sta aggiornando, abbiamo visto un po' di caratteristiche tecniche del prodotto, vediamolo anche nello specifico. Schermo che la fa un po' da padrone, nella parte bassa il tessuto con all'interno lo speaker, nella parte in alto troviamo i tasti di volume e il muto per silenziare il microfono. Cosa molto importante che abbiamo affrontato tante volte come argomento, quello della privacy per quanto riguarda i nostri dispositivi. Vi ho fatto vedere anche in parecchi video che già mettere il muto fa sì che non ascolti, ma se volete maggiori informazioni ci sono degli altri video legati alla privacy del prodotto, dove entrando dal computer nei nostri dispositivi possiamo anche andare a disabilitare quell'ascolto randomico perché migliori nel tempo e ci offra risposte sempre più complete. Sempre nella parte superiore troviamo tre fori che sono i microfoni. Io direi che nel tempo è migliorato tanto. C'è già una notifica. Leggi notifica. Una nuova notifica. Da Amazon Shopping. Nuovo Amazon Echo Spot modello 2020. È arrivato. Intelligente con suono di qualità e Alexa è arrivata. E questo è il nostro Echo. Adesso andiamo nell'applicazione, vediamo un po' perché ci sono tante cosettine carine che si possono impostare dalla nostra applicazione. Entriamo nell'applicazione, Echo Spot è qui, ci entriamo dentro, andiamo nelle impostazioni. Allora, intanto ci sono le impostazioni audio, dove si possono regolare i bassi, i medi e alti. Ci sono i dispositivi Bluetooth ai quali si può associare, quindi come sugli altri modelli, se avete una cassa Bluetooth potete associarla. Si può accoppiare poi con i gadget come sugli altri, la coppia stereo, quindi se ne avete due diventa, anche su questo c'è un video sul canale dove vi spiego come far diventare due Echo del medesimo modello come se fossero stereo o addirittura farli diventare subwoofer.
Dopodiché abbiamo lo schermo e la luminosità, io lo lascio sempre su automatico, perché se per esempio questo prodotto che è stato studiato per essere utilizzato come una sveglia smart, la utilizzate sul comodino, la luminosità automatica vi verrà comoda perché si abbasserà e andrà quasi a zero quando arriva un certo orario e quindi voi spegnete la luce, spegnete tutto e volete il massimo del buio. Però si può anche disabilitare e utilizzare il resto. Andiamo ancora a vedere il quadrante. Oh, fantastico! Ci sono 6 tipologie di schermo da poter impostare. Quindi abbiamo questo, dove in alto viene dato un'idea della temperatura e del meteo. Questo molto più semplice. Nel frattempo vedete che cambia in diretta la cosa. Anche questo. Dopodiché c'è una indicazione dell'orario con le previsioni meteo un po' più grandi, poi si va sull'analogico e di nuovo il digitale con una grafica diversa. Andiamo poi a vedere anche il formato dell'orologio, potete mettere le 12 o le 24 ore e io lo lascio impostato così. Il tema colore, potete averlo blu o arancione, viola, lime, eccetera eccetera. Bella questa cosa, mi piace personalizzare lo schermo del quadrante. I controlli touch, sì, perché come vi dicevo all'inizio video, lo schermo è touch. Qui ci dice che abilitando questa funzione possiamo ad esempio posticipare una sveglia o fermarla, quindi immagino come l'Echo 5, l'Echo Dot 5, che c'era la possibilità, toccandolo, di mettere in pausa la musica o di stoppare una sveglia. C'è la possibilità di andare a cambiare la velocità con cui ci parla il nostro dispositivo. Per esempio, se scegli questa opzione, ecco come parlerò su questo dispositivo. Se scegli questa opzione, ecco come parlerò su questo dispositivo. Ma non finisce qui, posso. Se scegli questa opzione, ecco come parlerò su questo dispositivo. Se scegli questa opzione, ecco come parlerò su questo dispositivo. Quindi possiamo andare a scegliere una voce maschile o femminile, io sono affezionato a quella femminile quindi lascerò questo, e in più la velocità con la quale ci vengono lette le informazioni. Come sugli altri, questo anche lui ha la rilevazione del movimento a ultrasuoni, perché rispetto al suo nonno, passatemi il termine, questo non ha la fotocamera, non ha una videocamera sulla parte anteriore del prodotto, quindi utilizza la medesima tecnologia dei vecchi, tra virgolette, Echo Dot di quinta generazione, dove una volta abilitato e giocando un po' con le routine che si possono creare, e ho fatto un video poco tempo fa, vi invito ad andarlo a vedere, potete far sì che lui diventi la guardia di casa. Unito poi a un sistema di videosorveglianza, la cosa è ottimale. Però, come potete vedere, si può andare a regolare, come su tutti gli altri prodotti, tutta una serie di parametri e impostare le routine. Vediamo un po' i pro e i contro di questo prodotto. Sicuramente molto compatto, lo potete utilizzare sia in cucina sia in qualsiasi ambito, perché comunque la linea mi sembra molto bella, questo è soggettivo per l'amor del cielo, e io lo vedrei bene invece sul comò della camera da letto, sul comodino, sia in camera dei bambini che quella matrimoniale. C'è da dire che il contro, come dicevo prima, rispetto agli Echo Show, rispetto all'Echo Spot di prima generazione, non ha la videocamera sulla parte anteriore. Si possono fare le chiamate, ma non si può andare a effettuare una videochiamata oppure utilizzare la funzione del Live View in modo tale che, come gli Echo Show, mi dà la possibilità di sorvegliare in diretta quello che sta succedendo in casa a distanza. Cosa che non era male. Io posso andare a richiamare naturalmente tutti i prodotti smart che ho in casa e dargli i comandi per accendere e spegnere, ma medesima cosa la posso fare anche con il touch. Vi faccio vedere. Accendi lampada. La comodità è che io posso comandare sia voce che con il touch la lampada, e se ho un prodotto dimmerabile comparirà qui sotto anche una barra dove io posso andare anche a dimmerare la luminosità. Ma facendo uno scroll verso il basso, devo dire che mi ha colpito anche quanto è
buona la scorrevolezza dello schermo. Ho qui anche le impostazioni, come vedete, quindi se io non sono una persona che vuole andare sul cellulare a vedere tutte le varie impostazioni, posso andare qui. Quindi ho orologio e tema, il Bluetooth, insomma tutte quelle informazioni che vi ho fatto vedere prima dall'applicazione posso vederle anche qui. Come vedete scorre benissimo. La cosa bella, ripeto, è il display. Anche per quanto riguarda la riproduzione musicale, troviamo tutte le indicazioni qui sul display, quindi che tipo di musica state ascoltando, si può andare avanti coi brani, ma non si può andare avanti velocemente nel brano. Naturalmente, per ovvi motivi di copyright, non vi faccio ascoltare la musica, ne ho presa una a caso, non ho una preferenza musicale di questo tipo. Però, a prescindere da questo, come vedete la grafica cambia. Cambia anche la parte dietro, c'è un'animazione veramente carina che rende un po' più movimentato l'ascoltare la musica, perché se vi ricordate sugli Echo Show, ad esempio, vi viene fuori la copertina del disco, diciamo, e niente di più. Mentre invece qui, come potete vedere, c'è un'animazione che secondo me è davvero davvero bella. Al momento a Milano Lombardia ci sono 27 gradi Celsius con rovesci. Per stasera sono previsti temporali con una minima di 20 gradi. Inoltre si prevede un allarme arancio per temporali fino a venerdì 12 luglio fino alle 11:59 di sera. Il prodotto all'interno un processore MT8516 che gli dà la possibilità di essere molto fluido, molto scorrevole, ed è un ottimo processore per la tipologia di lavoro che viene fatta su questo dispositivo. Ha 1 giga di RAM e 8 giga di memoria interna. Insomma, i Pro suona molto bene, suona anche meglio dell'Echo Dot di quinta generazione. Ho provato a sentirli, vi ripeto, purtroppo con questa storia dei copyright lo so che è una grossa lacuna, però anche farvelo sentire tramite il microfono cambierebbe parecchio, questo ve lo posso garantire. Devo dire che suona veramente veramente bene, quindi se voi impostate una sveglia la mattina, sicuramente questo vi può accompagnare con un audio davvero eccezionale. Considerazioni finali. Mi manca molto una telecamera, secondo me una telecamera avrebbe messo la ciliegina sulla torta per questo prodotto, mi dava la possibilità anche di poter mettere, occultare un po' di più, perché ad esempio l'Echo Show 15, bello, ma è voluminoso, un prodotto così molto più discreto l'avrei potuto mettere in un angolino e utilizzarlo come videosorveglianza. Mentre invece positivo tutto il resto, sono rimasto sorpreso dalla qualità audio del prodotto, sono rimasto sorpreso dalle animazioni a colori di questo display che sono davvero vivide e mi piace il fatto che ci sia movimento nel momento in cui vado ad ascoltare un brano. Il prezzo, l'ho trovato ad un prezzo di 54,99€ contro il suo prezzo pieno di 94,99€. Allora, questo prezzo è per coloro che sono abbinati al Prime. Se non l'avete ancora fatto, qui sotto nel link in descrizione, oltre a mettervi il link per poter acquistare il prodotto, avete la possibilità, anche c'è il link per poter fare il Prime. Un consiglio così. Se non erro, adesso c'è il Prime con 1 mese o 3 mesi gratuiti. Cliccate, lo abilitate. Fra 1 o 3 mesi lo disabilitate, ma nel frattempo, perché adesso per i felici possessori del Prime attivato, potete andare a vedere tante offerte che hanno già messo sui prodotti, perché questo qui, per esempio, rimarrà in offerta fino alla scadenza del Prime, che è il 17 di luglio. Altra cosa importante, a breve andremo anche a scoprire questo benedetto Prime che sorprese ci porta, quindi faremo un video dedicato anche a quello. Io ragazzi direi che per questo video è tutto, ci possiamo vedere al prossimo, mi raccomando cliccate e al prossimo video, ciao!